campionato di natura ce l'hai? No, vai su Google. Tedeschi, svizzeri, sì. Io non capisco come fanno loro a leggere. Mentre tutto il paese si rassegna a nuove restrizioni per contrastare il contagio, la Sardegna tenta in ogni modo di difendere le libertà riconquistate con la zona bianca due settimane fa. Questo non è solo un traghetto, noi siamo la porta d'ingresso per la Sardegna, quindi con noi viaggiano migliaia di passeggeri. Tutti i passeggeri vengono segnalati, quindi la Sardegna come regione ha il pieno controllo di chi entra e chi esce. Nei porti, come negli aeroporti sardi, chi arriva viene meticolosamente controllato. Le persone prive di certificato di vaccinazione o esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima vengono messe in fila e tamponate allo sbarco. Vengono registrate le persone, dopodiché passano in questa seconda tenda, aspettano 30 minuti, dopodiché se il tampone è positivo vengono sottoposti al tampone molecolare. Austria, la Svizzera e l'Italia. Quindi tre frontiere, nessun controllo. Nessun controllo, qui ci controllano, bello. Gli efficienti, bravi. Chi è competente con questi poi strumenti lo fai subito. Giusto che si protegga comunque. La zona bianca si difende controllando ovviamente gli ingressi, perché qualcuno torna in Sardegna con la seconda casa, questo potrebbe essere un problema. Una città che riprende vita, che incoraggia, che però per noi non può significare un liberi tutti. We are here because in France it's impossible to drink a spritz. Viva Sardegna libera! Bisogno dalla Corsica. No, il rischio di invasione c'è, senz'altro c'è. Però se continuano con i tamponi, con i controlli, noi siamo ben felici. Le cose vanno bene, noi siamo sempre rimasti aperti, rispettiamo le regole e di giorno in giorno, a seconda di quello che ci dicono, noi facciamo. Siamo in libertà vigilata. Sarebbe meglio ai tempi di prima, dai. Più liberi. Sono stati comportamenti responsabili, di conseguenza ci auguriamo di poter continuare così. Portarci fino alle 23 ristorazione vuol dire non fallire. Resistiamo. Eccoci qua di nuovo in studio con...